Nuovo sbarco al porto di Corigliano. Si tratta del terzo del 2016, con numeri sempre più in aumento. Domenica 31 luglio, la nave bettica della Marina Militare ha portato in città 837 migranti di varie nazionalità. Sono 837 migranti, di cui 637 uomini, e ci sono 53 minori non accompagnati. Il numero totale di minori era di 68, 53 sono non accompagnati, che sono poi quelli che danno, diciamo, le maggiori preoccupazioni. Da un punto di vista, diciamo, organizzativo, ho notato una novità, perché il censimento è stato fatto già prima dell'approdo qui. Guardi, io non avevo nessun dettaglio sulle nazionalità prima, perché loro hanno faticato molto a raccogliere i migranti, quindi li hanno raccolti e li hanno portati direttamente qua. Quando i numeri sono così ampi come questa volta, forse il numero più alto che abbiamo fino ad oggi registrato a Corigliano, non c'è la possibilità anche di indagare sulla nazionalità, su certi particolari, per cui lo stanno facendo adesso. Quello che è emerso è che naturalmente c'è la consueta prevalenza di nazionalità subsahariane, però forse qualche novità ce l'abbiamo, perché abbiamo visto dei pakistani. È la prima volta che ce ne sono tanti. La macchina organizzativa, come sempre, coordinata dalla prefettura di Cosenza. Eccellenza, maggiore coordinamento fra i vari comuni del territorio. È chiaro che la prefettura qua può fare, diciamo, può rivestire un ruolo molto importante. Vediamo, notiamo l'assenza degli altri comuni, non c'è il supporto. Qui sul luogo dello sbarco il comune competente è il comune di Corigliano, quindi indubbiamente qui c'è la presenza dell'amministrazione comunale di Corigliano. Se si riferisce all'accoglienza che possa essere fatta da altri comuni, mi permetto soltanto di ricordare che noi abbiamo fatto più volte avvisi per manifestazioni di interesse, rivolte principalmente, chiaro, ai comuni, ai sindaci. Una ulteriore manifestazione di interesse scadrà lunedì e ci aspettiamo che i sindaci dimostrino di avere a cuore questo problema dell'accoglienza e dell'ospitalità. Devo dire, come sapete tutti, come già è stato detto più volte alla stampa, che la risposta finora è stata scarsissima. Intanto nei giorni scorsi si sono riuniti, diciamo, i quattro sindaci, mancava Reggio Calabria, delle città portuali nel castello di Corigliano. È stata avanzata questa proposta, soprattutto rivolta al Ministero, conoscere prima il numero dei minorenni che vanno purtroppo affidati a centri specializzati per loro. Io ritengo che sia invece un dovere innanzitutto, ed è il nostro lavoro, riguarda non soltanto i sindaci che devono ospitare un numero anche rilevante a volte di minori. La problematica è assai più vasta e va dall'organizzazione dello sbarco e dalla gestione, il coordinamento dello sbarco, che è completamente gestito dalla prefettura. È il prefetto che si occupa di coordinare, gestire, organizzare tutte le componenti che intervengono nella fase dello sbarco. Così come assai complessa è la situazione anche di collocazione degli adulti, delle famiglie, perché non ci sono soltanto i minori da prendere in considerazione. Ovviamente a volte questo è un problema che rimane meno conosciuto, perché noi come organo dello Stato abbiamo molto meno l'abitudine a rendere queste notizie, a diffondere queste notizie alla stampa. Noi lavoriamo più in concreto che per attività di facciata, quindi questo è un aspetto che va messo in luce. Certo, quello dei minori non è affatto secondario, è una problematica di notevole importanza, e mi rendo conto delle difficoltà che i sindaci incontrano al momento in cui i questori affidano i minori, che devono poi trovare una collocazione. Ma questa è la legge, le norme attuali prevedono che i minori vengano affidati dal questore al sindaco del luogo dove lo sbarco avviene.
Quindi ognuno deve fare la propria parte, con tutte le difficoltà che ci sono, ma vanno superate e trovate delle soluzioni. Parliamo un po' dell'alloggio. Si era immaginato all'inizio il Sibaris da poter utilizzare come, diciamo, una situazione anche temporanea, che chiaramente oggi avete sospeso questa decisione. L'hotel Sibaris è una delle possibilità per le quali, alle quali si era pensato. Sono in attesa che, di avere delle notizie in proposito, che siano ufficiali. Però trasformare Sibaris in un centro di accoglienza significa un po' anche stabilizzarli su questo territorio, no? Guardi, trasformare il Sibaris, l'hotel Sibaris, in un centro di accoglienza è una delle possibilità. Certamente non è mai piacevole che in località che hanno una grande vocazione turistica ci siano collocate delle strutture di accoglienza, ma quando questo è necessario ed indispensabile, perché gli arrivi, gli sbarchi sono numerosissimi, ogni opportunità, ogni possibilità deve essere comunque presa in considerazione. 53 i minori non accompagnati, ospitati anche in strutture di altri centri del comprensorio, tra cui Rossano e Morano. E il dramma è proprio questo, i minori non accompagnati che vengono lasciati ai comuni e poi noi dobbiamo provvedere per la sistemazione. La volta scorsa ne abbiamo dovuti sistemare 90 al palazzetto dello sport, con tutti i disagi ovviamente che si creano all'interno di quella struttura. E oggi ne avremmo sui 50. E siamo sottoposti a uno stress e a uno sforzo veramente immani. E ci diamo da fare, abbiamo lanciato le nostre rimostranze agli enti sovracomunali, perché noi vorremmo anche sapere quanto questa storia si esaurisce, perché andando così a lungo termine, chiaramente noi non possiamo sostenere questo peso, insomma, è un peso enorme. Per stasera forse riusciamo a sistemare varie associazioni e strutture che prenderanno in carico, ognuno diciamo per la propria parte, questi ragazzi non accompagnati. Però resta sempre poi questo pensiero comunque che ti distrugge: domani ci può essere un altro sbarco, dopodomani un altro sbarco, eccetera. Ecco perché noi facciamo appello soprattutto alla Regione Calabria, perché dalla Regione Calabria vorremmo comunque un ausilio che finora invece non c'è stato. Lo dico senza polemizzare assolutamente, e quindi io colgo l'occasione ancora una volta per solidarizzare anche col nostro prefetto dottor Tomao, perché è chiaro anche la prefettura ogni qualvolta c'è uno sbarco si sottopone pure a uno stress enorme. Quindi quello che noi diciamo va rivolto ovviamente al governo, alla regione, cioè alla politica, insomma, ecco, alla politica, perché così da soli chiaramente noi no, non possiamo farcela, non solo, ma così noi trascuriamo gli altri problemi di ordinaria amministrazione e anche di straordinaria amministrazione. Quindi io lo dico senza, ripeto, polemizzare, però lo dico con forza veramente, con determinazione, che se la cosa continua così chiaramente i nostri problemi aumenteranno, e quindi non presteremo attenzione verso i disagi che pur ci sono in questo momento nella popolazione, e siamo qui, ecco, ad accettare gli sbarchi certamente di questa povera gente e poi per sistemare questi ragazzi che non sono accompagnati. Quindi questo è l'appello che io rivolgo alle istituzioni, che qualcuno si faccia sentire e che ci dia un aiuto, anche un aiuto se non proprio sul problema degli sbarchi, però un aiuto collaterale. Una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, che già svolgono comunque, lo dico, in modo encomiabile il loro dovere, ma c'è bisogno ancora di una maggiore presenza. Quindi io tempo fa dissi: portiamo l'esercito, perché viviamo anche in un momento di illegalità diffusa, e quindi
almeno questo, insomma. Dobbino Straface, oggi vi ho visto proprio all'opera, però non è il primo sbarco che la diocesi di Rossano è presente, insomma, per dare supporto. So che prenderete addirittura dei minori. Sì, allora la diocesi di Rossano Cariati come Caritas è stata presente in tutti gli sbarchi che ci sono stati in questi ultimi anni e ultimamente col fatto che stanno restando qui sul territorio diocesano anche minori non accompagnati che devono essere accolti nella zona e ci stiamo attivando per la loro accoglienza. Nello sbarco del 30 di maggio abbiamo avuto proprio nelle nostre strutture a Rossano l'accoglienza di 30 minori non accompagnati e a quelli che erano stati accolti nel palazzetto dello sport di Corigliano abbiamo garantito anche i pasti. E allo sbarco del 29 giugno non abbiamo accolto direttamente, però abbiamo dato pure il supporto morale, anche fattivo, concreto ai minori che sono alloggiati attualmente ancora al Palabrilia di Corigliano. In questo sbarco di oggi, dato a partire pure dall'esperienza che abbiamo fatto le altre volte, abbiamo dato la disponibilità nelle strutture della diocesi di accogliere ancora minori non accompagnati. La scelta che tengo a sottolineare, stiamo continuando a portare avanti, è quella dell'assoluta gratuità, nel senso che la Caritas fa tutto, fra virgolette, a spese proprie e con l'aiuto della provvidenza che arriva attraverso le comunità parrocchiali. E poi cercando anche di offrire un'assistenza che non sia soltanto quella materiale, che può essere quella di garantire i pasti, i vestiti e le cure mediche, ma anche quello di un supporto umano che si fa carico anche dell'ascolto delle storie terribili che ci sono nella vita di questi ragazzi che accogliamo e poi anche il rispetto del loro credo religioso. Al penultimo sbarco c'erano alcuni ragazzi che erano ancora rimasti accolti nelle nostre strutture e abbiamo avuto la gioia pure di partecipare con loro alla festa del fine Ramadan, avendo già rispettato la loro scelta di fare il digiuno legato al Ramadan.